Marzo 1842. Giuseppe Garibaldi e Anita Ribeiro de Silva legittimano la loro già triennale unione in una chiesa di Montevideo. Garibaldi, arrivato in Brasile nel 1835, ha combattuto per la libertà della Repubblica del Rio Grande. Nel 1839, per la prima volta, incontra Anita a Laguna, nella provincia di Santa Caterina. Dalla sua nave, nella baia di Laguna, col canocchiale, Garibaldi avvista dalla sua nave una bella ragazza affacciata alla finestra di una casa. Scende a terra con una scialuppa e incontra la ragazza, e Anita. Anita, che ha solo 20 anni, abbandona il marito per seguire Garibaldi. Sulla nave Riopardo, Anita combatte insieme con i marinai contro le forze imperiali brasiliane. Inviata a terra a chiedere rinforzi, viene fatta prigioniera. Ma Anita riesce a fuggire nella foresta, aggrappata alla criniera di un cavallo. Raggiungerà Garibaldi, che l'avrà sempre al suo fianco. Dall'Uruguay, Garibaldi viene a combattere in Italia, a capo delle camicie rosse della Legione Italiana. Durante la difesa della Repubblica Romana contro i francesi, Anita combatte al fianco di Garibaldi a Porta San Pancrazio sul Gianicolo. Nel 1849 la Repubblica Romana cade e Garibaldi con i suoi si avvia, braccato dai soldati francesi, verso San Marino. Anita è con lui, ma ormai è esausta, febbricitante per la malaria e in attesa di un quarto figlio. Arrivano nelle paludi di Comacchio. Anita è ormai morente quando Garibaldi la trasporta in braccio in una capanna. È qui che Anita muore il 4 agosto 1849, mentre Garibaldi, disperato, tenta di richiamarla in vita. Anita sarà sepolta a Roma nel basamento della sua statua sul colle del Gianicolo.